Bentornati sul canale Giornalismo del Cuore Italia 1. Oggi con le ultime notizie come: Belén Rodríguez, ormai sotto una farfallona. La confessione intima dopo il parto fa rimanere i fan senza fiato, tutti i dettagli al riguardo. Farfallona Belén Rodríguez. Donna di spettacolo argentina più amata nel nostro paese, Belén Rodríguez è costantemente al centro delle chiacchiere per ciò che riguarda la sua sfera privata, continuamente esposta al giudizio mediatico. In queste ore, la bellissima conduttrice delle Iene è sulla bocca di tutti perché, per la sorpresa degli ammiratori e dei curiosi in generale, ha dichiarato delle cose abbastanza intime che hanno lasciato di sasso l'Italia intera. Di che cosa si tratta? Belén Rodríguez, la confessione intima dopo il parto. Incantevole showgirl latina, Belén Rodríguez e il suo privato sono sempre oggetto di plausi o critiche da parte degli italiani proprio perché è a tutti gli effetti la regina indiscussa della cronaca rosa. A proposito di vita privata, in queste ultime ore, il popolo del web sta impazzendo letteralmente a seguito di aver appreso una confessione davvero intima in attesa che ha avuto luogo in diretta televisiva proprio nella trasmissione di Italia 1 che la sta vedendo protagonista. Di che cosa si tratta nello specifico? I dettagli. Belén Rodríguez Le Iene. Belén, ormai sotto una farfallona. Nelle ultime ore, conduttrice meravigliosa di un'appassionante nuova puntata delle Iene, il 6 aprile 2022, la bellissima argentina ha vuotato il sacco su un argomento molto intimo, facendo arrossire i telespettatori delle reti Mediaset. Ebbene, la dichiarazione privata ha a che fare con qualcosa di comico che tutti gli italiani ricordano benissimo, il tatuaggio inguinale che la Rodríguez ha sfoggiato durante la 65esima edizione del Festival di Sanremo, la famosissima farfallina. Che cosa vuol dire? Belén Farfallina. Già sulla cresta dell'onda nel nostro paese, nel 2012, Maria Belén ha avuto un vero e proprio exploit grazie alla sua mitica e acclamata farfallina, il primo tatuaggio che ha voluto farsi non appena diventata grande. All'epoca, numerosissimi sono stati i media italiani ed internazionali che hanno parlato del tattoo della meravigliosa argentina, alla sua prima esperienza sanremese in compagnia di Gianni Morandi e dell'altrettanto bellissima Elisabetta Canalis. In ogni caso, durante l'appuntamento settimanale con la trasmissione più irriverente che ci sia, Le Iene, di cui ne è conduttrice con Teo Mammucari, la cica è tornata a parlare proprio della mariposa, scatenando un putiferio mediatico. Che cosa ha detto nello specifico? Belén mamma. Da ciò che si apprende, nel momento dedicato alle domande da parte del pubblico, un utente ha scritto molto maliziosamente: Belén, se hai bisogno di far volare la tua farfalla ci penso io. A quel punto, la showgirl ha replicato, con una missione inattesa: la mia farfalla si è allargata ormai come un aquiloni dopo due gravidanze. Adesso sto pensando all'addominoplastica. Diciamo che l'ho perduta come il povero gabbiano ha perduto la compagna. Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante interessanti novità. Ci vediamo nei prossimi video.